Sarà operativo da domani con l'ausilio di altre soluzioni il sistema informatico d'emergenza della ASL di Teramo, un blocco di sistema da oramai 6 giorni causato dalla rottura di 3 hardware. Una notizia importante emersa dopo la mega riunione di oggi alla presenza dei vertici dell'azienda sanitaria e delle ditte che sono intervenute per risolvere la crisi del software. Un blackout che ha messo in ginocchio tutti i sistemi e che ha creato enormi disagi in questi giorni agli utenti. Purtroppo siamo stati costretti a fare questa riunione anche per fronteggiare una condizione quasi di emergenza, che è quella derivante dal fatto che si sono rotti 3 dischi, quindi 3 hardware, dell'attuale sistema informatico che gestisce le prenotazioni di tutta la ASL. 3 dischi, già un fatto abbastanza grave, e verificheremo perché c'è qualcuno che è anche incaricato di fare la sorveglianza di questi dischi e la manutenzione di questi dischi. Nelle more però ci stiamo preoccupando che il cittadino non debba subire le conseguenze di questa interruzione e quindi abbiamo fissato alcuni criteri per l'accoglimento di tutte le prenotazioni presso i CUP. Di tipo ordinario, cioè le prenotazioni standard, non quelle caratterizzate dall'urgenza o dalla brevità. Per cui i cittadini che hanno queste prenotazioni tramite la ricetta rossa o altre forme di prenotazione saranno ricevuti dal CUP, sarà annotata la loro prenotazione e saranno successivamente, nel giro di 10 giorni, richiamati qualora ovviamente non venga immediatamente riattivata la situazione ordinaria, cioè quella della piena funzionalità del CUP. Per quanto concerne poi le prenotazioni con urgenza, le prenotazioni con urgenza o caratterizzate dalla necessità di brevità dell'intervento, queste saranno recuperate dal CUP e il paziente, il cittadino, verrà mandato, l'utente verrà inviato direttamente al reparto corrispondente che gestirà la tipologia di prestazione in questione, cioè quella di tipo urgente o breve, nei tempi previsti dalla legge, cioè i 3 giorni o le altre condizioni. Questo nelle more ovviamente che tutto venga, per così dire, risolto. Quindi oggi noi abbiamo messo in piedi le misure per evitare che il cittadino, che l'utente possa soffrire di questo inconveniente tecnico. Non credo che domani questa cosa si risolverà, però sicuramente da domani saranno operativi tutti i sistemi di registrazione, dai pronto soccorso, dai laboratori analisi e dal CUP nei modi in cui ho detto, cioè il cittadino viene comunque accolto.